ritrovati a tutti quanti. Oggi è il 25. Come va? Tutto bene? Eh? Tutto bene? A me benissimo. Guarda, aspetta, vedi? Allora, oggi ho deciso che finalmente ce l'ho e ho pagato. Non è nessuno, ho pagato. Questo qua, Torino Forti Sensazioni, corte Sabauda. Ma oggi lo provo. Siccome la confezione è rossa, questo pezzo qui è anche l'after, è di versione rossa. E mi è arrivato un bel rasoietto mano libera. Guarda che carino che è questo rasoio. Guarda che figo. Allora, siccome forse questo oggi mi abbandona, forse, perché c'è una persona che lo ha adocchiato e so vuole fa suo, quindi oggi mi tocca un attimo provarlo, anche perché sto imparando ad affilare, però ancora non mi sento totalmente in grado, no? Se può dire. E allora sto provando, però io ammetto il mio limite, però vediamo, se taglia la barba mia, penso che può tagliare quella di qualsiasi altra persona, che io ho i cespugli, non ho la barba. Allora, aspetta che voglio fare una cosa, eh? Mi devi perdonare. Allora, volevo fare il... perché mi ha detto che tu di mattina dormi, no? Io ti saluto, Tony. Ti saluto, così almeno spero di essermi ricordato, eh? Vedi, mi sono ricordato. Allora, che facciamo? Andiamo intanto ad aprire la crema. Allora, la crema che so, 250 ml... E mi continuano ad arrivare messaggi, notifiche e cose varie. Allora, siccome stiamo in tema rosso stamattina, e stando in tema rosso, ho deciso di prendere l'unico pennello che ho rosso, che è l'Ace Brush. Lo vedi? Ecco qua. Aspetta, vado a mettere un po' d'acquitta dentro la crema, eh. Oh. Sono un po' raffreddato sti giorni. Mamma, è spettacolare. Buono. Aspetta, intanto levo l'acqua dell'altra ciotola, perché oggi ho riutilizzato la tecnica del bagnomaria, quindi una sotto e una sopra. Il pennello l'ho fatto già ammollare un pochetto. Allora, adesso vado a passare il rasoietto sulla coromellina, eh? Passo un attimo, scusa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Via. Perfetto, allora adesso vediamo poi se funziona, se taglia, non lo so. Ti ripeto, se taglia la mia, taglia quelle di tutti. Ma no, perché chissà che cosa, io ho una bella dura, capito? Quindi se taglia la mia, in teoria dovrebbe tagliare pure quella dell'altro. Poi io più di questo non so che fa. Anzi, saluto pure in Germania, perché mi hanno detto che mi guardano pure da là. Io sento rumori strani qua dietro a sta porta. Vedi? Ok, mettiamo via. Una cosa, allora c'è chi mi ha detto, potresti far vedere come si monta, come fai? E cavolo, lo faccio tutti i giorni. Allora, l'acqua che ho qua dentro la metto dentro la ciotolina, quella dove poi andrò a montare. Vado a prelevare un po' di sapone, che logicamente, come vedi, te lavora subito, senza troppe noie, senza troppe cose. Anche se a me l'Ace Brush un po' me da rogna, però male non è. Mamma mia, senti che botta, oh. Eccolo. Aspetta, allora io come monto? La vedi sta ciotola qua? Vedi com'è fatta? Sti scalini, questi servono apposta per far così. Boom, messo come è partito, però mo da abbassare, perché sennò faccio il delirio.
Quindi io faccio dei giri, vedi? Dei giri, poi ripeto, la ciotola d'aiuta parecchio, questa qua. È legnoso ste brush. Fammo lavorare un po' le punte, eh? Eccolo, intanto comincia l'esplosione del profumo. Vedi, io poi faccio su e giù, avanti, avanti, indietro, laterale, eh? Questo è quello che faccio io. E diciamo che se fai lavorare l'esbrush come il tasso, con le punte, lavora bene. Quindi vedi, ho scoperto pure un'altra cosa. Vedi, guarda. Aspetta, ok, vedi? Ecco qua. Oggi si sa se piove o meno. C'è da mettere un altro pochino d'acqua. No, aspetta, è troppo poca questa. Ok. Comincia a diventare traslucida. Sì. Eccola qui. Vedi? Ecco. Mi mancava un'altra volta il fruttarolo. Per me mo mandano apposta, boh. Ecco qua, pronta. Crema pronta, senti che buon profumo. Legnoso, duro. Ah, legnoso è davvero. Allora, io mo più che altro perché voglio vedere come funziona sto rasoio. Mi sento un po'. Mi sento un po' nobile. Corte sabauda. Allora, pronti? Partenza via? Ci provo? Ci proviamo? Andiamo, va. Che dici? Che dici? Allora, devo dire che ieri io mi sono irritato qua, te lo devo confessare. Infatti mo vediamo, perché se non mi passa questa mo mi tocca, domani mi tocca sta fermo, perché sennò mi distruggo il viso. Ieri sì, mi sono un po' irritato. Che devi fa? Maronna. Ah, ti premetto che il grado di scorrevolezza della lama non è perché poi vabbè c'è chi dice, chi fa, chi sparla, non è per niente, però c'è, è tanto, è pure tanto. Che dici? Suona? Io dico di sì. Qua mi sono massacrato io.
Oh. Ma le dafie sul naso? Io me ne accorgo. Allora, qui niente, soltanto qui, perché purtroppo ieri mi sono irritato parecchio. Mi sono irritato parecchio. Capisco perché l'hanno chiamata Corte Sabauda. Non capisco. Sto più formale così che dico. Proprio legnosa. Allora, crema affascinante, crema molto affascinante. Continua a tagliare in modo indiscriminato proprio. Allora aspetta che mi ripasso, mi do la seconda passata. Sono fermato qui. No. Aspetta. Mi tocca ricorrere subito ai mezzi di prevenzione. Avevo. Ok. Qui purtroppo si è rovinata proprio la pelle. Vieni, mi si è rovinata. Allora, comfort della crema, io dico da 1 a 10, che do proprio veramente un bel 10. Ti fa passare la lama senza nessun tipo di problema, a me sto S-Brush non mi dà soddisfazione, purtroppo. Che te devo fare? D'altronde ognuno ha i gusti suoi, eh. Perché mette e leva, purtroppo i sintetici, secondo me, hanno questo difetto. Secondo me, eh. No, il profumo è strepitoso, proprio strepitoso, pure la compattezza, come la vedi, bella compatta. Aspetta, mi asciugo e mi stacco là tutta l'acqua da tutte le parti, non mi pare il caso, no? Allora, via. Mi sono massacrato ieri, mi sono proprio massacrato. Ieri te lo posso ammettere, mi sono un po' rovinato.
Infatti mi sa che domani lascio un attimo stato brato, c'ho bisogno. E moriva la parte più bella, questa. Vedi? Ancora l'aspa. Non lo so, io bisogna andare piano però, eh. Vedi? Mi sta completamente aprendo il viso. Ma proprio me lo sta aprì. Hai visto? La crema non ti fa sentire niente, quindi vai là tranquillo, tac. La prima volta. Per me non male, poi ti ripeto, sta crema non te la senti niente, quindi non te ne accorgi proprio. Non te ne puoi accorgere di una cosa del genere, perché non, veramente non senti la lama, per quello che mi ha fregato oggi, capito? Porca miseria, oh, mi ha fregato bene bene stamattina. Beh, devo dire che è soddisfacente, non lavora male. Oh, almeno sa la mia, poi. Mo io questo lo devo disinfettare con lo, guarda il Citrosil, l'ho messo. Ti piace? Questo è disinfettante. Ora danno a prendere l'altro perché lo riempi tutto. Aspetta. Aspetta. Eccoci qua, vedi, queste erano pure bollicine, perché alla fine è solo che ieri qua mi sono fatto veramente veramente male. L'ho sentito parecchio sta cosa. Allora, eccolo qua, io penso che questo bellissimo oggetto oggi mi saluti. Peccato. Allora, premetto, la pelle è liscia, mi ha aiutato Cortesa Bauda, che è buonissima. Eccola qua, non mi ha aiutato l'ess brush più di tanto, però un 6,5 io do come pennello. Aspetta, voglio far testa, va. Vedi perché mi dà fastidio, mannaggia miseria, vedi come fa. Aspetta, ci metto un goccio d'acqua in più, così la sfrutto fino all'ultimo. Aspetta. Oh, vedi? Allora, sai dove mi pizzica? A parte che non sento proprio niente, solo qua. Qua mi pizzica tanto, ma da ieri, da ieri proprio. Allora, non senti nulla,
profumo è buono, tendente un po' alla una puntina d'agrumato. E poi ti ripeto, grado scorrevolezza glielo do un 10 perché lavora bene. Boh, che te può andare bene o che non te può andare bene, sono fatti tua, va bene? Aspetta che mi sciacco un attimo, scusa. Allora, visto che mi so comunque sia ieri irritato, ti passo un po' dal lume di rocca. Oh, che ieri mi sono fatto male, questo te lo posso dire. Ho sentito proprio fastidio ieri. E quello perché sono stato fagiano io, che ieri non ho scoromellato il rasoio prima di utilizzarlo. Vedi che è importante fare tutte queste cose, perché tu quando lo prendi, che è stato affilato e comunque sia, quindi è già stato fatto lavorare, di solito capita, a seconda del metodo che usa la persona che affila, che rimangono dei micro residui di metallo e ti si possono durante la rasatura piantare nella pelle. Sono piccole scheggette che poi te bruciano, da quanto mi hanno spiegato. E quindi, come buona norma, sarebbe quella di scoromellare prima dell'utilizzo. Io invece ieri ho fatto il fagiano, ho detto vabbè, io vado tranquillo. Ecco, guarda qua. Allora, rasatura odierna, ragazzi, io l'ho passato sulla belga, semplicemente sulla belga. Questo rasoio sembra che ha tagliato, io poi non faccio contropelo, la pelle è morbida, molto morbida, ma non dobbiamo dimenticare che cosa che mi ha fatto diventare la pelle morbida. Torino, forte sensazioni, eccolo qua. Se vuoi far parte anche tu della corte, eh? Torino, forte sensazioni. Anzi, forti, scusa, sbagliato. Che te manca adesso? Tu mi direi, sei impazzo a mettere l'aftershave alcolico? No, a me piace il dolore, mi piace. Eccolo qua, nella versione splash. Allora, una cosa utilissima, ringrazio la DFS per aver fatto questo, ti danno sulla parte questa qui laterale la scala del profumo, quindi è molto utile anche per chi inizia così a comprare tanti aftershave, ti aiuta a capire bene quali sono le profumazioni, perché sì, magari certe volte si stappa un aftershave buono, poi ti dicono de che sa, boh, non so, che ne so, mi ricorda quello, no, poi quell'altro no, perché quello è così. Allora, cosa utilissima è mettere comunque sia una scala, la piramide olfattiva si chiama. Allora, per esempio, qua abbiamo agrumi menta, addirittura testa, cuore e fondo. Famiglia olfattosa legnosa, agrumi, infatti, vedi, ci ho beccato. Quindi ti dicono anche com'è la profumazione. Monta, svelo tutta perché, sennò che gusto c'è. Ma io lo sto vedendo. No, buona, buona. Non avrei mai trovato dentro a quegli odori tutti sti profumi qua. No, non l'avrei mai trovato. Avrei notato la profumazione che dà subito la botta, e quindi quella che sentite più, come ho detto, che secondo me mi ricorda un po' l'agrumato. Però ce ne stanno talmente tanti e tanti buoni che... versione splash, quella urlo fantoziano. Ho superato questa, posso superare tutto, guarda, veramente, vabbè, la seconda passata non la senti per niente. Ottima fragranza, molto, molto regale direi, molto regale. Quindi, ottima sbarbata, solo che l'unica cosa, purtroppo ragazzi, io te voglio bene, ma non te riesco a sfruttare bene. Mo sai che faccio?
faccio come faccio con i magliari, no? Prendo la ciotola, ci metto l'acqua calda e ci lascio quasi tutta la giornata. Voglio vedere se tante volte qualcosa cambia, perché il sintetico sì, mi piace, però riesco più l'airbrush. Giustamente c'è differenza anche di prezzo, de prezzo, se no sarebbero, costerebbero tutti alla stessa maniera, giusto? Mi pare pure giusto. Quindi, fatto questo, ok, perfetto, quindi saluto pure tutti quanti gli amici e spero di esserti stato d'aiuto per quanto riguarda il montaggio della ciotola basilare. E poi, aspetta. Poi c'è un altro caro amico che mi scrive in inglese, ma io in inglese lo faccio poco. Un carissimo amico che si chiama Cody. Hi Cody, thank you for watching my video. Thank you so much. Vedi, so pure parlare qualche cosa di inglese, ma non te ci abituare perché più di questo non so andare. E... niente, dai, posso pure concludere qua oggi, dai, è abbastanza leggero, senza troppe pretese oggi sto video. E, a proposito, questo prodotto io ho trovato un punto a Roma dove lo vendono, te lo dico domani, oggi te lascio col mistero, quindi addrizzi le orecchie, se vuoi sapendo, se smerciano, domani te lo dico quasi quasi, Vabbò va, io te saluto, adesso me ne vado perché c'ho da fare tante cose, se vediamo domani. Stamme bene, eh? Oh, c'è le prove, ha tagliato, c'è le prove. Vi saluto tutti quanti, dai, buona sbarbata, buoni acquisti, mi raccomando sempre con calma e senza troppe pretese, perché la rasatura è un godimento, se no che gusto ci sta. Ciao a tutti quanti da Luca, buona sbarbata e buona giornata. Ciao!